Non ce la faccio. La Francia ha come dicitura Repubblica delle banane. Francia, esci da sto video dell'Italia. L'avevo promesso e infatti oggi siamo qui. Bentornati su Victoria 3. In questo video tenteremo di formare l'Italia con il Piemonte e Sardegna. Avevo aspettato la patch. È arrivata. Oggi ci proviamo. Ho aspettato l'aggiornamento perché hanno aggiunto questa voce del diario relativa alle nazioni italiane, ovviamente il Risorgimento. Andiamo poi a scoprire come funziona. Non mi sono guardato nulla, in realtà, quindi non ho neanche io bene idea di come funzioni. Tra le nazioni, probabilmente quella messa meglio a livello di gameplay e di meccaniche, in realtà sono proprio le due Sicilie, non il Piemonte e Sardegna. Ma noi vediamo se riusciamo a replicare quanto successo storicamente, un po' come nel video che ho fatto sulla Germania. Non fedelissimi al mille per mille sugli eventi, ma almeno cercare di fare qualcosa che abbia un senso. Anche se è una mezza ideuccia di fare una repubblica con Mazzini. Vediamo, vediamo, vediamo. Siamo una monarchia assoluta, 1836, e ci mancherebbe pure, post-restaurazione. Anche se non so se sia corretta questa robina qui che a Carlo Alberto di Savoia gli hanno affibbiato un'ideologia da intellettuale, quindi in realtà mettere gli intellettuali è anche meglio. Non discutiamo, sicuramente l'Italia ha un lungo percorso di miglioramento ancora da poter fare, ma vuoi che non lo facciano? Vuoi che non ci venderanno prima o poi il DLC sull'Italia? Il governo attuale comunque sia composto solamente dagli intellettuali, penso che potrò fare una coalizione anche un po' più larga. Come leggi come siamo messi? Monarchia autocratica, con supremazia nazionale, quindi accettiamo solamente la cultura italiana, religione di Stato, quindi cattolici o niente, burocrati ereditari, esercito professionista almeno, affari interni assenti, interventismo, mercantilismo, tassazione pro capite, agricoltori in locazione. Questa è una legge che hanno messo da poco, ovvero va a delineare come è suddivisa la proprietà delle terre. Si va da servitù, che è proprio i ricchi possiedono la terra e tutti gli altri sono degli schiavi quasi a tutti gli effetti, poi agricoltori in locazione e poi via via fino ad arrivare all'agricoltura collettiva. No, non la facciamo l'agricoltura collettiva questa volta, un'altra volta. Prima o poi la faccio una randa socialista, eh. Colonizzazione, niente per ora, forze di polizia locale, niente scuola, niente ospedali, la censura ce l'abbiamo, nessun diritto per i lavoratori. I bambini in miniera. Ah no, sì, lavoro minorile consentito, tutela legale per le donne, nessuna sicurezza sociale, controllo sulla migrazione, ma la schiavitù è bandita. Quindi direi che va tutto bene. Come istituzione abbiamo giusto la polizia, a livello minimo. Va bene così. Ma quindi che cos'ha sto Piemonte di così buono da poter far qualcosa? Da piemontese a volte me lo chiedo anch'io. Abbiamo la possibilità di essere abbastanza liberi nella costruzione. Questo è un pregio. Infatti abbiamo ferro, abbiamo piombo, abbiamo carbone, abbiamo legname, abbiamo tutte le risorse che servono per la rivoluzione industriale. A parte le solite major, Francia, Austria, Prussia, ho provato a fare qualche partitina in giro nel tempo e vi assicuro che non avere ferro o carbone o anche solo il legname, ho provato a fare una partita per formare l'Arabia con uno di questi stati qua, non c'hanno niente, è un bel casino. Ma prima di poter fare qualsiasi cosa a livello mondiale, dobbiamo cercare di accrescere sia il prestigio sia l'economia. Chi ci ama, chi ci odia? Ci ama la Francia, ci amano gli stati dell'Italia centrale, tutti gli altri. Sì, quello stato lì nell'Italia del Nord, nessuno ci caga essenzialmente. Miglioriamo le relazioni con gli staterelli italiani, perché ho come la sensazione che possiamo annetterli tramite missioni se abbiamo delle buone relazioni o se abbiamo poi l'unione doganale, un po' come funziona con lo Zollverein prussiano, o come questo sentore. Come tecnologia, per ora, industrie, alcune tra le migliori per iniziare sono il motore atmosferico, gli utensili, le ferrovie. Insomma, questo gruppo che vi sto facendo circondare adesso con il puntatore del mouse. Quello che noi vogliamo fare è stimolo all'economia. Lo so, l'avrete già visto sicuramente. È un po' una mossa iniziale abbastanza comune. Un po' come su Erzo Iron 4 che si beccano subito le tecnologie iniziali di ricerca e industriali. Prima di tutto, trasformiamo il settore edile da edifici in legno a edifici con strutture in ferro. Questo alza il prezzo del ferro e noi il ferro ce l'abbiamo, è certo, e quindi andremo a costruire delle miniere di ferro e poi anche una cartiera dove in Piemonte, dove faremo anche manutenzione delle strade per aumentare la velocità di costruzione, l'efficienza.
Il prezzo del ferro è il 65% più alto rispetto alla norma, ma noi andando a fare queste miniere soddisfiamo la domanda, creiamo posti di lavoro e iniziamo a trasformare la società. Mano a mano che il prezzo del ferro si abbassa, faremo altri settori edili che andranno a richiedere legname, tessuti, utensili e così via, e quindi andremo a produrre sempre di più questo genere di risorse in un ciclo che teoricamente non ha mai fine. Quello che bisogna evitare è di andare in rosso, finché il bilancio è vicino allo zero. In questo momento non mi interessa avere un flusso di cassa positivo, anche perché accantonare i soldi per ora non mi serve, può essere utile magari quando si sta per dichiarare guerra. Questo in poche parole comunque è il piano per i primi anni, la costruzione e l'espansione del reparto industriale. Il fatto stesso di modificare il tessuto sociale, infatti noi andando a costruire per esempio anche le semplici miniere di ferro, assumeremo commercianti e lavoratori. Queste persone qui spuntano fuori dal nulla? No, l'ho detto un po' la piemontese? Sì, vuol dire, adesso la smetto, che la popolazione che in questo momento è a maggioranza contadina, sono quelli che lavorano la terra per agricoltura di sussistenza, andranno via dalle campagne, andranno a lavorare in fabbrica, alcuni, altri faranno i negozianti, e con l'andar del tempo, ovviamente non è immediata, cambieranno di classe, ogni classe ha il suo interesse. Se si sviluppa l'industria, in un modo o nell'altro, dopo 20 o 30 anni di gioco, la torta della popolazione non sarà più questa, e sarà la popolazione stessa a chiedere le riforme. Per l'Italia, invece, in particolare, il risorgimento, questa entry del diario, richiede di aver ricercato la tecnologia nazionalista. Si trova nella categoria della società, la possiamo già ricercare volendo, sì, qui. Ci vogliono 3 anni, ma io aspetterei almeno una decina d'anni per andarla a sbloccare. Almeno gli anni 40. Oh, la legge sulla polizia specializzata è passata. Voilà, 2 anni ci sono voluti. Facile facile. I burocrati nominati, non più ereditari. Questo gli fa perdere potere politico a questa fazione qui, i proprietari terrieri. Sono già arrabbiati. Tra l'altro l'erede Vittorio Emanuele cos'è? Anche lui intellettuale. No, non sono d'accordo con questa scelta di assegnargli il tratto intellettuale. Che altro perché a livello di gioco questi sono un po' radicali per questo momento qui. Infatti ideologia liberale, anticlericale, repubblicana e antischiaviste. Insomma, ce la giochiamo così, ragazzi. Probabilmente ci vuole qualche mod di flavor per rendere il tutto più sensato, ma per ora, visto che ci sono un sacco di update uno dietro l'altro, non voglio andarmi a incasinare con mod varie su un gioco che ancora deve essere, tra virgolette, migliorato. La legge sui burocrati invece non so se riusciamo a passarla per ora. Infatti abbiamo già subito 2 battute d'arresto con un successo al 13, la vedo dura. Le nostre azioni diplomatiche invece iniziano a dare qualche frutto. C'è un bel cuoricino qui vicino alla Toscana, infatti ci dice che accetterebbero di entrare nella nostra unione doganale in cambio di un'obbligazione che io intendo non dargli. Aspetto solamente di poter fare il finanziamento, guadagnare tramite il denaro l'obbligazione e poi dirgli: ma sentite un po', non è che venite con noi nel nostro mercato, facciamo un mercato solo? E farò la stessa cosa con gli altri. Stato Pontificio, 2 Sicilie, nel 1841 apriamo le nostre miniere di carbone, dei bei capitalisti che finanziano il tutto, eccoli qua, capitalisti, macchinisti, lavoratori. La Francia ha annunciato l'ambizione di estendere i propri confini dalla Savoia al Reno. Questo mette i nostri stati di confine in notevole pericolo di invasione. Radunato ogni uomo è in grado di difendere le proprie case, o forse la riappacificazione è l'approccio migliore. Queste danno solamente dei modificatori. Scelgo il secondo sulle relazioni. Dovrebbe essere possibile la decisione del Trattato di Torino, eccola qua, con cui si può cedere Savoia e Provenza in cambio di un'obbligazione, praticamente la promessa francese di entrare in una delle nostre possibili azioni militari, diplomatiche. Facciamo il nazionalismo, siamo nel 42 più 3, 45. Oppure, no, facciamone ancora un'altra di tecnologia, arriviamo al 45 più 3, 48. Finanziamo i paesi dell'Italia centrale? Le 2 Sicilie no. Andrei troppo in negativo. Massimo D'Azeglio fa la sua mossa. Il gruppo di interesse degli intellettuali si aspetta che il governo approvi la legge Repubblica presidenziale entro i prossimi 5 anni. Ma come faccio ad approvare la Repubblica entro i prossimi 5 anni nel 48?
Nessuno è d'accordo, nessuno, cioè solo gli intellettuali, solo Massimo D'Azeglio. Facciamo così, invitiamo gli industriali nel governo. Grazie agli industriali, subito legge sulle colonie. Voilà, giugno 48, scuole pubbliche fatte. E nel settembre dello stesso anno, 48, quindi, il governo del duca Francesco Ferdinando d'Este, quindi Modena, supporta l'unità italiana. Questo penso che abbia a che fare col fatto che ha ricercato il nazionalismo e forse inizia la fase dell'entry del journal del diario riguardante il risorgimento. Ma non è che adesso vieni? No, Doganale no, maledetto. Eccolo qua, sussurri di risorgimento. Allora, i venti del nazionalismo hanno iniziato a soffiare sugli stati a lungo divisi della penisola italiana. I patrioti piemontesi e gli studiosi romantici hanno iniziato a chiedere l'unificazione di un unico stato italiano. No, signore, non sono straniero e non sono piemontese. Sono un italiano. E un italiano in Italia non è mai uno straniero. Allora, con l'Italia deve uscire dall'oblio, diamo forza politica di fatto a forze armate, borghesi, industriali, intellettuali, oltre che guadagnarci la loro lealtà, in poche parole. Mentre con l'altra otteniamo il modificatore opposizione al risorgimento, in questo caso abbiamo più influenza e più potere politico per clero, aristocratici e agrari. E l'Italia deve uscire dall'oblio. I venti del nazionalismo che spazzano l'Europa hanno iniziato a soffiare in Sardegna Piemonte, ispirando figure sia all'interno che all'esterno del nostro governo a guardare alla restaurazione di un'unica Italia unita. All'interno dei nostri stati, dove è presente la cultura italiana del nord, oppure italiana del sud, abbiamo zero radicali. Raggiungere il 25% di radicali porterà alla presa del governo piemontese da parte dei rivoluzionari panitaliani e l'instaurazione di una repubblica democratica. Questo non ha a che vedere con l'unione con gli altri stati. Questo mi dice che se ho il 25% dei radicali nei miei stati, i repubblicani rovesciano la monarchia. Vabbè, continuiamo. Qua abbiamo due bottoni. Incoraggia il nazionalismo, di fatto instighiamo un più 15% di radicalizzazione nei territori del Lombardo-Veneto. L'altro invece, se è uno dei paesi italiani, quindi Modena, Lucca, Parma, lo Stato Pontificio, le due Sicilie, ha deciso di non supportare il risorgimento, possiamo fare la stessa cosa, ma in quel caso il 5% di radicalizzazione. Ah, ho capito. E incoraggiamo il nazionalismo italiano. Becca, vuoi dirgli di fare una cosa nel frattempo? Mettere alla prova le nostre forze armate facendo un attacco a una nazione africana. E facciamo conquista di uno stato sul Dahomey. Così. Invasione navale, qui. Seleziono la flotta, questa. Ci sono troppe poche flottiglie. Ecco. Vabbè, proviamo lo stesso. Oh, eccola qua. Freccina. Perlomeno si vede dove sono le nostre unità. Ma perché l'esercito è più indietro rispetto alla flotta vera e propria che qua davanti? Non importa. Qua fa vedere il viaggio che ha fatto. E va in Africa. Battaglia, nonostante la penalità, vinciamo lo stesso. E ci siamo presi il Dahomey così. Potremmo anche poi prendere l'Oyo. Gli Ashanti anche c'è, come va? Vediamo, iniziamo a prendere questa colonia, anche perché l'infamia aumenta i radicali, dobbiamo fare attenzione. Mi sono un po' rotto di aspettare questa obbligazione che non arrivano. Allora, concediamola alla Toscana, vieni con noi, dai. Comunque c'è poco da fare. Per ottenere l'egemonia italiana dobbiamo continuare a migliorare il nostro rango, perché siamo tutte potenze minori. Ce la giochiamo alla pari. Facciamo finta che c'è stata in gioco l'ondata liberale del 48 e passiamo magari il voto di proprietà, anche se sarei restio a farla questa modifica qua, perché è vero che è cambiato di molto il nostro panorama politico. Infatti gli aristocratici ora contano molto meno, contano molto di più i capitalisti o i commercianti, i negozianti. Però non vorrei ritrovarmi poi ad avere dei governi deboli, perché questi sono al 27, con chi la fanno la coalizione? Con i cattolici, con la chiesa? Potrei fare un'oligarchia, a dir la verità. In questo caso mi aiuterebbe, perché tra autocrazia e oligarchia si perde autorità. Quello che vi permette di promulgare gli editti negli stati, applicare alcune tasse e via dicendo.
Però si ha meno penalità per l'ideologia di governo. Passiamo all'oligarchia. Una run un po' strana questa. Avevo detto faccio la repubblica mazziniana. No, l'oligarchia. Nel frattempo possiamo espandere la nostra colonia attaccando Loyo. Tra l'altro re Carlo Alberto guida l'armata insieme al generale Alessandro di Saluzzo. Alle armi! Alle armi, i miei prodi, avviciniamoci, vediamo la visuale. Qua il fronte avanza, easy, no? Manovra a sorpresa. È tutta una guerra di trincea, tra l'altro, eh. Con gli sprite che hanno messo, tutti trincerati, così. Però vabbè, meglio di niente. Aia, è apparso Mazzini. E adesso sono un po'... nella cacca. C'è un problema. Perché infatti, sto per promulgare l'oligarchia. Gli aristocratici... si sono trincerati nella Savoia, praticamente complottando contro questa mossa. È cicciato fuori Mazzini, che vuol fare il suffragio universale, non l'oligarchia, e ahimè ha radicalizzazione molto alta. Oh, e quindi potrei passare l'oligarchia per poi passare il suffragio universale. Vediamo, vediamo, vediamo. Se scoppia la rivoluzione dei... ovvero un movimento reazionario degli aristocratici... vediamo come va. Potrebbero anche rivoltarsi. Li sconfiggo così non hanno più potere politico e nessuno mi vieta di passare il suffragio universale a quel punto. Ma no! C'è anche la secessione di chi? I Fon. Questi qua. L'oligarchia è passata. Perfetto. Ma adesso c'è Mazzini che vuole la rivoluzione se non facciamo il suffragio universale. Ok, un attimo, Giuseppe. Un attimo. Nah, la mia mossa di mettere l'oligarchia in realtà era buona, se solo gli intellettuali non si fossero arrabbiati. Suffragio universale, va bene, chi è che facciamo arrabbiare? Questi? Non importa, sono solo in Savoia, vero? Ma voi ve li immaginate che nel 1855-56 quello che è si fa passare il suffragio universale? Ma davvero? Va bene, comunque. Carlo Alberto è odiatissimo, per quel che non ha fatto contento nessuno. Non ha... ha fatto scontenti tutti con questa mossa. 100% di possibilità di approvare la legge il 10 aprile 1856. Siamo a marzo. Non ci credo. Suffragio universale voluto da Mazzini passa. 11 aprile 1856. Forse siamo il primo paese del mondo. Tumulto qua nel Lombardo-Veneto, intanto che sto cliccando su quel famoso pulsante al 66%. Bene così. Mazzini è ancora lì che intanto che si fa campagna elettorale, che dice dai, facciamo anche la Repubblica Presidenziale, già che ci siamo. Giorno delle prime elezioni. E con estrema ironia, non ce la faccio. Ha vinto la destra. Hanno fatto tutto. E poi alla fine, grazie alle elezioni, la destra va al potere. I love democracy. Altrimenti si può fare il mischione. Al 68 si mette destra estrema sinistra. No, anche no. Per ora no. Istituiamo un sistema sanitario pubblico, vai. Rendendosi conto che la sua mancanza di popolarità potrebbe far più male che bene all'istituzione della legge, re Carlo Alberto ha deciso di abdicare in favore del suo erede, principe Vittorio Emanuele. Assolutamente sì. Nel frattempo vedo che la nostra azione di insurrezione ha fatto catenare i nazionalisti italiani nel Lombardo-Veneto con la Repubblica di San Marco. Perfetto. Oh, attenzione! Perché il piccolo stato della Toscana ha saggiamente deciso di unirsi ai nostri sforzi per unificare il popolo italiano. Si verificherà un incidente, vabbè, prendiamo 10 di infamia, ma annettiamo la Toscana. Bene, grazie a questa annessione, forse otteniamo un effetto catena. Siamo passati al nono posto, vediamo un po'. Non l'accettano ancora l'unione doganale, col tempo le cose cambieranno. Siamo nel 1880, nulla di particolare è successo negli ultimi anni, a parte il fatto che abbiamo praticamente marginalizzato i proprietari terrieri, la chiesa. Questo, unito al fatto che ci chiedono di promulgare la Repubblica Presidenziale, cosa che dovrebbe forse finalmente convincere i repubblicani del Lombardo-Veneto a venire con noi, probabilmente lo faccio. Vai, proviamo. Nel frattempo, siccome ho deciso di non dare la Savoia e Nizza alla Francia e non fare il trattato di Torino, i francesi ci odiano. E anche gli austriaci. E anche gli spagnoli, i portoghesi e gli ottomani. In compenso i prussiani ci amano. E cosa divertente, passare la Repubblica Presidenziale, sono tutti d'accordo. Sono praticamente tutti d'accordo. Caro Vittorio Emanuele, mi spiace, ma nessuno canterà o
urlerà viva Verdi in giro per le strade. Anche se sei un intellettuale come ideologia preferita, niente, in questa linea di tempo la monarchia non sa da fare. Oh, oh, fermi. Due Sicilie accetta con l'obbligazione, usiamola. Mentre nell'aprile del 1883 il Piemonte Sardegna diventa una repubblica presidenziale. Peccato che Mazzini è già morto. Stonks, cosa ho fatto qui? Stonks, achievement unlocked. Cos'è sta roba? Faccio gli achievement senza saperlo. Have three company at max prosperity. Ah, sì, ho tre compagnie, è vero. La Corporazione Mineraria Generale, la nuova azienda metallurgica a Piemonte e l'altra è la Corporazione Siderurgica. Non è che posso unificare l'Italia così? No, perché ce ne richiedono 12. Non voglio farci la guerra, fino adesso che me la meno con queste azioni diplomatiche, l'ho fatta agli altri la guerra. Questa meccanica del risorgimento funziona granché bene e soprattutto non è spiegata bene come viene resa in game. Perché il risorgimento magari lo conosciamo a livello storico, però a livello di meccanica di gioco è insomma. Il Papa accetta! Il Papa accetta! Allora... il Pope accetta, usiamo l'obbligazione e nella nostra unione doganale possiamo formare l'Italia. Però sarebbe meglio avere anche San Marco, perché sennò poi lo devo conquistare. Lo devo conquistare, sì. Intanto, anche senza dichiarare l'Italia, lo Stato Pontificio, facciamo quella cosa diplomatica per cui viene fuori l'evento, ce lo annettiamo così. Bene, San Marco accetterebbe l'unione doganale. Dobbiamo concederla l'obbligazione. Non importa, non aspetto che venga fatta. Confermiamo, voilà. E a questo punto, tecnologia e infermeria, non è questo. Il 26 agosto, anzi no, for the meme, per il meme. 8 settembre 1884, possiamo dichiarare unita l'Italia. Ci mancano due regioni, Sud Tirolo e Istria. Ma non importa, abbiamo già fatto molto del lavoro e ci siamo anche mantenuti la Savoia. Beccati questo, Francia. Forma l'Italia. Risorgimento sotto la guida dell'eroico presidente Umberto Ricotti Magnani. Adesso, senza nulla togliere ad Umberto, vorrei dire che il lavoro l'hanno fatto quelli che sono venuti prima di lui. La nazione italiana è entrata a far parte del mondo. Unita sotto una bandiera comune, l'Italia plasmerà sicuramente il futuro dell'Europa e del mondo. Sì, giovani, l'Italia deve a voi un'impresa che ha meritato il plauso di tutti. Avete conquistato e conquisterete ancora perché siete preparati alle tattiche che decidono le sorti delle battaglie. A questa meravigliosa pagina della storia del nostro paese se ne aggiungerà un'altra ancora più gloriosa. E lo schiavo mostrerà finalmente ai suoi fratelli liberi una spada affilata forgiata dalle maglie delle sue catene. Sesta potenza mondiale. Ci manca Trento e Trieste. Ora che il budget inattivo. Caserme. Ancora devo, anzi, fare flotte. Tanto nella prima elezione post-unità il partito agrario schizza nei sondaggi al 47%, anzi 51%. Insomma, li l'hanno preso comunque sia. Vediamo un po', prossimo bersaglio, direi il Regno di Merina, ovvero il Madagascar. Compenso potremmo anche dare una mano agli Stati Uniti contro il movimento proletario statunitense. Gli chiedo un'obbligazione, entro in cambio di un'obbligazione. Gli Stati Uniti quanto sono forti? 114, se si riprendono questa sono altri 105 più o meno, quindi un 200 battaglioni. Ci potrebbero far comodo poi in un'eventuale guerra contro l'Austria. Offro supporto agli Stati Uniti. E allora, mobilitiamo pure questi. Dobbiamo trasportarli oltreoceano. Quanto tempo ci vuole?
Con il corpo coloniale invece facciamo l'invasione navale, marina militare, via, devo metterci un altro ammiraglio, per ora sto mettendo tutto insieme, poi dividerò la flotta, anche perché con 80 Ironclad in coda le navi leggere non bastano. Resto di sbarco degli italiani, maledetti italiani in giro per il mondo. Rivoluzione in Francia, come se non capitasse mai, vai, va là, la Comune di Parigi, Stati Uniti d'America in default. Ma no, aspetta! Cioè, è appena iniziata! Stanno ancora arrivando alcuni miei. Ok, Madagascar capitolato. Posso fare qualcos'altro qui? No, devo aspettare di finire l'intervento in America. Perché li abbiamo aiutati? Il presidente americano si chiama Teddy Roosevelt! È Teddy Roosevelt! Abbiamo aiutato Teddy Roosevelt, il momento in cui nel 94 l'Italia aiutò Theodore Roosevelt. No, non ci credo. Ha vinto la Comune in Francia, il governo praticamente socialista. Andiamo a vederlo. Infatti sono una repubblica del consiglio, un sistema politico in cui i lavoratori eleggono i delegati dei consigli locali con suffragio universale. Beh dai, non siamo così diversi, a parte il fatto che ci sono i sindacati al potere, più o meno siamo la stessa cosa, il suffragio universale ce l'abbiamo tutti e due. Il problema è che ci odiano perché non gli abbiamo mai dato la Savoia. Facciamo un rilievo a Panama nel frattempo, sarebbe il colmo che lo facciamo noi. Ah, però ci sono gli inglesi. No, ci sono gli inglesi a Panama. Caspita, sti inglesi, oh. Sono la prima potenza. Sopra di noi c'è solamente più l'Austria. Più che altro per una questione di prestigio. Comunque, i francesi ce la possono fare, cioè, l'ennesimo intervento mio sulla Francia in questa partita dedicata all'Italia, ma è fantastico. La Comune ha avuto un'altra rivoluzione, questa volta sono i fascisti. Il fascismo spunta in Francia nel 1897. Ebbene sì, ah, Paesi Bassi nella nostra unione doganale, ovvero entrano nel nostro mercato, usiamo l'obbligazione, mentre nel 1903, scalando la classifica, introito dopo introito abbiamo finalmente superato l'Austria e raggiunto la seconda posizione nella classifica mondiale. Ora vi dico, non punterò alla prima anche perché gli inglesi sono talmente avanti, hanno iniziato ovviamente dall'inizio, io prima ho dovuto unificare l'Italia con tutti i casini che ne sono conseguiti. Come posizione mi accontento di questo secondo posto. Quello che vorrei è che si spezzasse un po' questo governo, è in campo ormai da diversi anni al comando dell'Italia, perché ci sono delle leggi che voglio passare. Non che la popolazione se la passi male, anzi, il ceto basso ha un eccesso di flusso di cassa non indifferente, probabilmente per questo, che i gruppi come i sindacati non hanno grande successo, perché alla fine i poveri stanno bene e quindi senza motivo, diciamo, non hanno forse un motivo per cambiare qualcosa. Guardate com'è cambiata la nostra torta di popolazione rispetto all'inizio del gioco. Oggi, nel marzo del 1904, il 50% della popolazione italiana e delle colonie, vi ricordo le colonie in Africa, fa parte dei lavoratori, quindi operai. Poi ci sono altri due gruppi piuttosto grandi, come gli impiegati e i macchinisti. Questi contadini ormai sono pochissimi, sono quasi al pari degli agricoltori, quelli che oltre coltivarla la possiedono anche la terra. Attenzione, siamo nell'estate del 1905 e vedo un gioco di potere tra Francia, fascista, e Austria. La Francia vuole riprendersi un pezzo di Renania che controllava e probabilmente ha perso in un momento in cui non prestava attenzione, e inoltre espandersi anche nel Baden. L'Austria ovviamente chiede di liberare degli staterelli. Qua noi potremmo intervenire. Potremmo intervenire come obiettivo di guerra, richiedendo Tirolo o anche l'Istria. Assolutamente sì. Io glielo chiedo, il Sud Tirolo, vai! E ci dicono di sì. E ci sono anche gli spagnoli con noi. Quindi lo schieramento finale sarà Francia, Italia e Spagna contro Austria, Marocco che è un suo protettorato, gli spagnoli lo vogliono, Cina, perché il regno celeste è la Cina, Lanfang e Giappone, sciogunato, lo sciogunato. Ma cosa c'entra lo sciogunato con questi affari europei? Lo sanno solo loro. Si combatte tra le valli. Perché c'è il segnalino navale qua nelle montagne? Vabbè, lasciamo stare. Si combatte sulle Alpi, in un terreno difficile, lungo tutto il fronte. E
È una guerra di trincea, perché siamo ormai nel 1900. Sia noi che loro utilizziamo lo stesso tipo di truppe, la stessa organizzazione. Forse i francesi riescono a vincere meglio qui in Germania, sì. Assolutamente sì. Ed è proprio su questo che contavo. Un'avanzata lungo il confine della Renania, del Baden, del Württemberg, a girare la Baviera e accerchiare, addirittura un accerchiamento su Vittoria, praticamente questo gruppo d'armate in Trentino, e adesso dovremmo riuscire a spingere, grazie al generale Alessandro Parisi contro Walter Schnorr von Karosfeld. In questo modo il tricolore non svetterà solamente al confine, ma dovrebbe essere issato lungo tutte le valli e i monti del Trentino, dell'Alto Adige e Sud Tirolo. Purtroppo non si può chiedere il doppio obiettivo. Il Trentino qua, Sud Tirolo, come lo chiama il gioco, dobbiamo occuparlo, perché altrimenti l'entusiasmo di guerra austriaco rimane a zero, non va in negativo, non va in rosso, perché non occupiamo uno degli obiettivi principali. Purtroppo funziona così qui su Vittoria, quindi gli obiettivi principali vanno presi fino alla fine. Eccolo qua! Tanto che parlo, svetta il tricolore! E il sostegno alla guerra austriaco diminuisce. Nemico in default, Marocco. Ma l'abbiamo già occupato. La nostra flotta si è fatta valere. Sì, guardateli qua, attacco riuscito. Occupiamo anche Trieste. Ma io voglio anche Trieste. Vogliamo anche Trieste. Innocenzo Borghese contro Michael von Wolart. No, peccato, peccato. Dovremmo farlo... Per prendere Trieste ci vorrà un altro gioco di potere, un altro conflitto, magari, non lo so. Questo diciamo che ormai l'abbiamo portato a casa. Mi sa di sì, 95-100, adesso si dovrebbe poter, esatto, forzare la pace. Anche però i francesi sono pericolosi, guardate quanta roba che hanno preso. La Renania, tutta, non solo il pezzettino, ora mi ricordo, era solo questo pezzo qua. Si sono presi la Renania, il Baden, hai capito? I wannabe Napoleone. La Spagna si è cuccata al Marocco come protettorato e noi ci siamo presi il Trentino. Il Sud Tirolo, e vabbè dai, Trentino, questione di gioco. Ci manca Trieste! Ci manca Trieste per dirsi completata questa avventura. Nel 1908 completiamo l'invasione di Giava, che controlla parte della Nuova Guinea, così espandiamo la piccola colonia che avevamo iniziato a fare qui nel 1800, e ora praticamente controlleremo la parte sinistra, la parte occidentale dell'isola. E anche questo pezzettino qui a destra, magari i britannici si proporranno di fare uno scambio. Loro ci danno questo pezzo, noi gli diamo quello, e così facciamo i confini un po' più regolari, insomma. Elezione, gli agrari continuano a vincere, siamo diventati l'America praticamente. Per molti versi, uno per la ricchezza, due perché gira che ti rigira, sono sempre i soliti partiti a vincere. 1911, forse questo è il momento giusto per fare l'ultima mossa, anche perché il gioco sta iniziando a laggare terribilmente. Arrivati a questi anni qui il gioco rallenta drasticamente. La Spagna sta facendo un gioco diplomatico contro il Giappone, in cui è schierata l'Austria contro gli spagnoli, e noi gli offriamo supporto, ma per che cosa? Per l'Istria, per Trieste. Ma no, il Giappone si è tirato indietro, gli ha dato il canto così. E allora dobbiamo essere noi a farlo iniziare, questo gioco diplomatico, tentando i nostri potenziali alleati. Chi potremmo chiamare? Prussia, Gran Bretagna, Scandinavia magari, chi lo sa? Prussia, che cosa vorresti? L'umiliazione ti basta. Inghilterra, cosa vorresti? Scandinavia, che cosa vorresti? Il Togo, ma manco per sogno. Spagna. Amici miei, tutti che volete la Nuova Guinea. No, e allora non vi do un cacchio. Facciamo noi alla Prussia, perché si accontentano. Ecco, perché... Prima che scoppi la guerra però voglio dare dei supplementi alle nostre forze armate, che prima non ho dato. Allora, forniture extra. Poi, mitraglieri, queste due armate che sono le più grosse. Poi gli diamo cioccolata, consuma più zucchero, ma ne abbiamo tanto. Tabacco e alcolici. L'ospedale da campo richiede l'oppio, ne abbiamo di oppio. Non tanto. E allora ci accontentiamo del primo soccorso. Vai. Primavera 1912. L'ultima guerra contro l'Austria. Spero l'ultima, davvero. È un'altra guerra di trincea. Abbiamo anche le mitragliatrici, chissà se l'hanno sbloccata anche loro. Tra l'altro una battaglia si vince, questa si perde. Dobbiamo prendere Trieste. Se non prendiamo Trieste, siamo fregati. E la Prussia non riesce a sfondare. Mannaggia.
Mannaggia, i prussiani. Dov'è il furor teutonicus? Dov'è? Qui però i nostri in Slesia pushano. Siamo più forti noi dei tedeschi, eh? Incredibile ma vero. Magari se designiamo come obiettivo strategico l'Istria, si concentreranno più su questo punto del fronte, vero? Abbiamo sfondato a nord, abbiamo sfondato la Boemia. Sarebbe il colmo arrivare a Vienna da nord e non prendere Trieste. Sarebbe il colmo, ma io l'ho detta qua, eh? Siamo vicini alla capitale austriaca. E qui Vienna. Siamo un tiro di schioppo. E il generale Giuseppe Smeducci. Sarà lui a occuparla? Sarà lui? Ebbene sì. Qua c'è la bandiera, l'aquila prussiana. Ma siamo noi ad aver fatto il colpo e aver catturato la capitale nemica. Trieste no. Qua a sto fronte non so. Paio di guerre che si fanno, non si riesce ad avanzare di un centimetro qui. In compenso abbiamo catturato Vienna. Lo sfinimento di guerra austriaco aumenta. Il Belgio è fuori. Riusciremo a piantare il tricolore su Udine? Eccolo qua, il tricolore svetta su Udine. E poi ancora, Innocenzo Borghese verso Trieste. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. L'Italia nel 1913 è finalmente unica, sola ed indivisibile. È stata una lunga cavalcata, grazie alle componenti diplomatiche, le guerre, gli alleati, lo sfruttamento dei rapporti diplomatici, la colonizzazione, la crescita del prestigio, l'industrializzazione, ma ora l'Italia occupa il suo giusto posto nel mondo. Gli stati irredenti non ce n'è più da conquistare. Non ci sono altre entry del journal, per dirla tutta. Sono molto soddisfatto di questo risultato, perché avevo già fatto una run con l'Italia. Infatti Risorgimento l'avevo già sbloccato come achievement un anno fa, nel 2022, poco dopo l'uscita del gioco. Ma questa volta sono riuscito a farlo anche meglio. Non solo ho su Tirolo e Istria, ma ho anche conservato Savoia e Provenza. Per il motivo che vi dicevo prima, ovvero il lag degli anni 10-20 di questo gioco, ci fermiamo qua, anche perché l'obiettivo per me è completamente raggiunto. Siamo la seconda potenza mondiale, dietro la Gran Bretagna. L'Italia è unita, andiamo tutti d'accordo. Abbiamo la Tripolitania, che è un nostro stato fantoccio. Abbiamo una bella colonia in Africa equatoriale, un'altra nel Corno d'Africa. Alla fine non ho preso Suez, e vabbè, la mia priorità era questa. Bisogna fare delle scelte a volte quando si registra. Una colonia nelle Indie orientali. Sarebbe bellino rettificare un po' questi confini se ci fosse la possibilità. C'è in realtà lo scambio di stati, però non è quello che intendo io. Spero che il video vi sia piaciuto. È stato parecchio difficile raggiungere il risultato, non tanto perché è difficile giocare, perché il gioco mi ha messo contro praticamente un sacco di cose, perché molte cose non funzionavano, perché le entry del journal alcune hanno portato a dei bug, perché mi sono perso un pezzo di registrazione. È stato un piccolo parto fare questo video qui, ma spero che vi sia piaciuto. Detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!